Roncoferraro, provincia di Mantova, esterno ora di cena. Io devo ritrovare questo posto qua, questa è la corte grande di Roncoferraro, dove si produceva e si produce ancora un riso assolutamente speciale. E il posto è questo, guarda, questa qui è quel loggiato là, questa è la casa qua di fianco, qui invece è la casa padronale più alta, due piani, ma soprattutto eccola qui, questa dove ho i piedi in questo momento è la grande aia. Il posto è questo, ma io devo andare là. È come nelle favole, cammina, cammina, il nostro eroe arrivò in un bellissimo palazzo dove c'erano le tavole imbandite. Però se ci sono le tavole imbandite è perché dietro c'è l'azienda agricola. Signor Franco? Sì, sono io. Ho trovato il posto, siamo qui? Sì, Corte Grande. Siamo qua a Corte Grande? Corte Grande, di Roncoferraro. Il signor Franco fa l'agricoltore, però il signor Franco ha una passione. Stavo per dire mania, ma sì, diciamo passione. Forse è una mania, ecco. E raccolgo tutto. Il magazzino dei suoi ricordi, cimeli personali, eccetera. Che però riguardano, guarda caso, la cultura del riso. Vabbè, questo, d'accordo. Queste erano una pala. Erano chiamate pale per spostare e insaccare il riso. Franco, questo qua me lo deve spiegare perché uno non ci crede che cos'è. Era un fucile per spaventare i passeri. E si metteva la polvere da sparo lì, poi si lasciava andare questo. Lascia andare questo? Lascia andare. Ah! Ecco che allora sparava. Era chiamato lo spaventapasso, è sciuptin. Gli sfroci attorno al fuoco mettevano queste forchette piantate in terra e infilavano la polenta o il grasso o la salamina se c'era, perché era difficile che ci fosse la salamina allora. Ecco, questo invece secondo me nessuno può indovinare cos'è. Aiutiamo soltanto dicendo che erano due. Due, sì, sì, usavano due perché si andavano dentro coi piedi, erano chiamate le cassone. Quando c'era freddo i contadini andavano a pulire i fossi, buttavano sul fango e usavano questi stivali, che allora non c'era la gomma. Ma uno sembrava UFO robot. Sembrava un robot e dovevo essere, io non l'ho mai usato. Senta Franco, io qui ho fatto delle chiacchiere, però dopo il riso lo cucinate, vero? Sì, sì, siamo... E qua avete una ricetta particolare a Roncoferraro. Va bene, Roncoferraro è il riso col puntello. Allora, spieghiamo che cos'è. Risotto con la salsiccia, ma sopra pasta. C'è un puntello. Dentro un puntello e allora... Che è una costina di maiale. La costina di maiale, allora viene chiamato risotto col puntello. Ed eccolo qui il risotto, cotto al vapore e condito con la salsiccia, anzi, con la salamella mantovana. Guarda, a lei viene, l'avessi fatto io. Poi. E poi corredato dal puntello, cioè la costina di maiale. E poi c'è un'altra cosa, va accompagnato con cipolla... Scherzo cosa? No, è vero, è innaffiata nel lambrusco. Che accompagna questo. La cipolla innaffiata nel lambrusco, ma dai! Sì. Non l'ho mai sentita. Sì. È una novità, una roba vecchia? No, è una roba vecchia. Beh, ma senti, ma a livello sociale, sei troppo come giovane. Siamo messi? Si è stata troppo giovane. A livello sociale, come funziona la cipolla innaffiata nel lambrusco? Che schifo! Dopo la socializzazione è difficile. Si sta in casa per un paio di giorni. Ecco, esatto.